Castel del Rio è chiamata alle votazioni per il sindaco il prossimo 5 giugno. Oggi siamo con Barbara Maraia, che è la candidata della lista Progetto Castel del Rio. Siamo qui per parlare un po' del programma soprattutto. Allora, intanto, quali sono le priorità per questa comunità? Per la lista Progetto Castel del Rio le priorità per questa comunità sono prima di tutto il rilancio del territorio e il turismo, tema che è sempre comparso nei vari programmi elettorali, però in realtà non è mai stato, diciamo così, portato fino in fondo, non si è mai concretizzato in niente di serio. Noi invece riteniamo di poterci e di volerci impegnare nel rilancio, nella promozione del territorio in un'ottica nuova, perché i tempi sono cambiati, quindi volantini, etichette, va tutto bene, però bisogna saper, come dire, muoversi in un mondo che comunque è diventato innovativo. Ecco, voi avete parlato molto di marketing territoriale, all'interno della vostra lista ci sono queste competenze per rilanciare il turismo in maniera un po' più innovativa. In maniera innovativa e strutturale, e la parola chiave dovrà essere rete, cioè collegare Castel del Rio all'esterno, saper portare Castel del Rio fuori dai confini territoriali. Per fare questo è necessario conoscere altri amministratori insomma, in Italia, e questa risorsa ce l'abbiamo, sono necessari degli amministratori giovani che comunque sappiano parlare quel linguaggio, e noi quel linguaggio riteniamo di saperlo parlare. Un'altra priorità è come dire, il rilancio della nostra economia, importantissima è la castanicoltura, ma anche la castanicoltura si interseca con il tema del turismo, perché la castanicoltura ha selve castanili e quindi tutela del paesaggio, del suolo, eccetera. Marrone come prodotto economico, boschi come luogo dove, diciamo così, dove le famiglie sempre più spesso trovano ristoro, e quindi legato al tema del turismo. Tutti i punti e tutte le priorità del nostro programma in realtà si intersecano l'uno con l'altro. Noi partiamo dal turismo e dopo, come dire, c'è una diramazione dei vari temi, quindi la castanicoltura 1, l'economia rurale, sostegno alle attività economico-commerciali del comune di Castel del Rio, che a nostro avviso in questi anni comunque sono state lasciate piuttosto da sole, se non, diciamo così, gli exploit dell'ultimo momento. Quindi attenzione alle fasce deboli della popolazione, in particolare gli anziani, e vorremmo trovare il modo di creare dei patti di alleanza tra generazioni, diciamo così, di anziani e nuove generazioni, le une perché non rimangano da sole, le altre perché decidano di non abbandonare il nostro territorio. E poi c'è il tema sempre caldo, molto sentito, del comune unico. Anche voi siete, insomma, per il no al comune unico. Castel del Rio deve mantenere la propria autonomia. Noi siamo per il no al comune unico, non è una novità che questa, diciamo così, questa idea è comune anche alla lista avversaria. Noi riteniamo di poter offrire grandi garanzie, perché noi il patto l'abbiamo fatto con gli alidosiani, non l'abbiamo fatto con il partito, e lo dico con chiarezza che 7 km più a valle questo processo l'ha avviato. Colgo l'occasione è venuto fuori la cena di presentazione del programma, se c'era questo o quest'altro personaggio. Allora, il discorso è che noi dobbiamo governare Castel del Rio, ok? Abbiamo fatto un patto con i nostri concittadini, dopodiché è evidente che non possiamo pensare a una Castel del Rio sola, quindi, però noi non abbiamo fatto alcun patto con nessun partito, e 5 anni fa sembrava che l'unica garanzia per la tenuta del comune fosse la lista civica. 5 anni dopo è cambiato qualcosa, scusate. Poi, quindi assolutamente no al comune unico. Assolutamente no al comune unico, pur pensando a una Castel del Rio in rete e collaborativa con gli altri enti.